can't turn the tide. Let the water go where it wants to go. You can run and hide. You can bury yourself beneath the stones. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone. Ok, abbiamo messo via tutto, dobbiamo solo sperare che questa gomma sia giusta e poi dobbiamo riparare quella che abbiamo rotto, quindi alla prima cittadina dove troviamo un gommista la faremo riparare. Siamo ripartiti ragazzi. Monitoriamo la pressione della nuova gomma. Va bene. Questa non ci abbiamo mai viaggiato perché è la gomma di scorta comprata in Colombia, quindi mai usata. Il vetro è un po' sporchino. Wow, ragazzi, stiamo entrando in un canyon. Weights can lift you up. Find a way to drop. C'ho neanche un po' di fame perché alla fine oggi non si è cansato. In un attimo siamo arrivati a 1100 metri. Tendenza guatemalteca quasi, direi. You will find your way. Meantime, may the sun bless you with its rays. Tanto siamo arrivati a 1500 metri. Comunque sì ragazzi, qua decisamente salite guatemalteche, belle impiccate, però c'è un panorama davvero bellissimo. Qua siamo a 1728 metri e si sale, sono ricomparsi i pini. Paesaggio completamente cambiato. Si sta facendo buio e abbiamo trovato un paesino dove pensiamo di fermarci per la notte, che qui in montagna è sempre meglio fermarsi assolutamente prima del buio. Ah, Thomas, vediamo cosa troviamo. Accespimpola, che super ingresso al paese. Il pueblito è quasi finito, ma qua io non vedo nada. Possiamo mettere là. È da qui la polizia, no? Abbiamo chiesto alla polizia e questo paesino non è che c'ha molto spazio effettivamente. Ci mettiamo qui a fianco di questo camion e staremo qua. Ragazzi, ci stiamo parcheggiando qua, accanto a questo cane, e nel frattempo sta arrivando anche una processione. Vai, ora fanno partire un fuoco d'artificio. Parcheggio in mezzo alla strada, però non sembra male, sarà un po' rumoroso forse. 1800 metri farà fresco, visto che alla fine abbiamo saltato il pranzo, è relativamente presto ancora perché ancora non è calato il sole. Andiamo a vedere questo pueblito al centro, cioè notare l'areografia all'interno del trailer, non all'esterno, cioè massima cura del dettaglio. Qua si è fatta una certa ragazzi, stanno chiudendo tutti, anche il mercato. Hola. Intanto ci sono i fuochi d'artificio, ragazzi, non spaventatevi. Questi peperoncini sono uno spettacolo. Che mix di colori. Todos son picantes, questo, eh? Sì, sono nero. Sono non picante. Todos son habanero, eh? Sì. Ma los verdes son más picantes sí, de lo rojo? Los rojos. También estos los serranos son más picosos que las jalapeñas. Sí, eh? Sì.
Ma il más picante è il l'habanero. Sì, il l'habanero. Sì, quasi grosso. Wow. Poi? 3. 4. 4. Cioè, ragazzi, abbiamo preso una pigna, neanche tanto piccola, 4 mandarini abbastanza grandi. Abbiamo speso 70 centesimi. Ragazzi, che paesaggio particolare, eh? Siamo un po' in pendenza e quindi mi devo sistemare un po' così alla buona. Vado alla ricerca di un basurero qui nei dintorni del nostro parcheggio preferenziale. Questo mi sa che è stato usato come basurero, però io non voglio contribuire all'immondezzaio. Dubito che qua attorno ci sia un basurero. Non mi fare la pipì! Fermati, bravo. T'ho beccato, eh! Mi stavi per fare la pipì? No, direi che decisamente qua nada de basureros, non hai basurero. Adesso me la vuoi fare di lì? Ecco. Allora ragazzi, la notte è andata davvero super bene. Qua siamo stati tranquilli fino alle 5. Dopodiché, nel silenzio più assoluto, abbiamo sentito partire i fuochi d'artificio e in contemporanea la banda si è messa a suonare e ha fatto il giro di tutto il paese almeno 3 volte. E quindi non siamo più riusciti a dormire, perché la banda è andata avanti perlomeno dalle 5 alle 6. Dopodiché ha smesso e dopo ha cominciato la vita normale, ha cominciato a passare qualche macchina, un po' di gente, insomma. È andata così, una roba un po' particolare, una sveglia con la banda non mi era forse ancora mai capitata, non lo so. Tra l'altro, l'unica cosa di cui temevamo veramente è che questo camion che era parcheggiato a fianco a noi accendesse i motori alle 4 di notte per iniziare il suo viaggio, invece è ancora qua, fermo. In questo preciso momento il meteo non sembra un granché, ma prendiamo quello che c'è e riprendiamo la nostra strada per andare verso Tuxtla e dopodiché San Cristobal de las Casas. Questa più o meno è la nostra direzione dei prossimi giorni. Ora vediamo se la nuova gomma ha retto la pressione. Ora la vedete un pochettino schiacciata, però perché sta facendo il suo lavoro di grip su questa pietra che abbiamo utilizzato rubandola qua, perché le tavolette ne hai mass. La polizia. So che c'è una polizia. Che sta là fa? Ragazzi, che meteo questa mattina. Bel meteo montano. Non essere a Milano. Sì, la nebbia dei bei tempi a Milano, altro che questa. Lì sì che bisognava essere capaci di guidare nella nebbia. Non so io. Siamo in una foresta di pini, ragazzi. Qua c'è un bel freschino. Si passa da 100 gradi a 0 di altitudine a meno 5 di 1800 di altitudine. Ho adesso i numeri a caso, però rendono l'idea. Trasporto persone creativo dentro il bagagliaio dell'auto con il bagagliaio aperto. Questo ancora non si era mai visto. Cioè, si era visto trasporto di persone tipo questo che ora sta trasportando a Lucca dentro il bagagliaio, l'ho mai visto. Questa non la capiamo, non l'abbiamo capita e credo che non la capiremo mai. Tutte ste macchine ferme, c'era un sacco di gente con i manganelli. Non so, c'avevano una radio quindi controllavano il traffico come se ci fossero dei lavori, ma non erano evidentemente lavori, qualcos'altro. Siamo finiti in mezzo alla nebbia, ragazzi. Qua la situazione già come livello di nebbia mi sembra importante. Siamo entrati dentro un altro pueblo polveroso che mi sembra la cosa che accomuna un po' tutti questi paesi.
paesini che stanno lungo questa 195, la strada che ci sta portando verso il Fucs. E un'altra cosa che li accomuna è che la strada che attraversa il paese è sempre tutta scassata come questi. Le bandierine speriamo che siano valentinabili. C'è anche traffico al centro del paese. Voglio. Com'è adesso, va? Non puoi venire. Avanti, 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 avanti. Stiamo incastrati, ragazzi. No. Qua non si va, né avanti né indre. Sta gente con la radio dove salta fuori, ci lavora. C'hanno tutti la radio, sono organizzatissimi. No? Aspetta, però perché qua. Prova ad andare un po' avanti. Vai, 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 vai. Ce l'abbiamo fatta a uscire dall'ingorghissimo. Che paesino trafficato. Manifesti, slogan politici in questa regione del Chiapas, la regione degli zapatisti. In diversi pueblos all'ingresso c'è un cartello stampato, non così scritto con lo spray, stampato bene, dove c'è scritto che qui comanda il popolo e il governo al limite obbedisce. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla strada principale che collega Tuxtla a San Cristobal de las Casas. Ci vogliamo fermare per fare un pranzo un po' tipico, una comida callejera. Qua, dove ci sono queste signore che stanno ridendo di noi. Allora, intanto ci sediamo e vediamo cosa ci portano, perché c'erano dei piatti di cui non sapevamo assolutamente il possibile contenuto. Siamo andati abbastanza con sicuro. Milanesa de pollo, che di fatto è diventato un piatto tradizionale un po' tutta l'America del Sud, e stiamo capendo anche l'America Centrale, perché si trova ovunque. E se la carne è buona, questa de pollo non si sa, però se la carne è buona. La strada per San Cristobal, mancano circa 40 chilometri e davvero ci sembra di essere stati catapultati in un altro mondo. Cioè, il territorio da questo lato delle montagne è completamente differente, sembra tutto più secco, più brullo, più arido, non lo so, sembra quasi che ci stiamo avvicinando a territori più desertici e stiamo lasciando il clima tropicale, non lo so. Basura. Sì, decisamente stanno bruciando la basura. Torna più odore. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Ragazzi, siamo arrivati a San Cristobal de las Casas, pueblo magico di cui ci hanno parlato benissimo, abbiamo letto un po'. Intanto vi dico che siamo a 2100 metri, fa fresco e probabilmente incontreremo degli italiani. Vamos a ver. Parte di pascoli in mezzo al paese. Ragazzi,
ragazzi, per ora abbiamo trovato questo parcheggio al supermercato. A questo giro non è il Walmart, è questo Sam's Club. Sembra qualcosa tipo la metro da noi, forse che ci può entrare solo con la tessera, però l'importante è che ci facciano parcheggiare. Ragazzi, oggi ci siamo messi le maglie da gemellini, perché qua fa veramente, veramente freddo. Sì, sì, decisamente. Però diciamo che... Vabbè, siamo contenti. Va bene così. Qua sono pronti per riempire un altro furgoncino. Sorpresa, oggi abbiamo ospiti, però non sono ospiti e basta, cioè sono ospiti che cucinano, quindi sono ospiti speciali. Ciao, ospiti a domicilio, stiamo preparando un risotto, vedrete che spettacolo. Ma si devono anche presentare. Ciao, io sono Serena. Okay. Faccio lo chef. Io sono Carlo, faccio lo chef da 20 anni e giriamo il mondo. Non è vero, no. Siamo dei viaggiatori con il van. Siamo dei van lifer, termine molto moderno. E oggi siamo qui con i Stepover. Ci siamo incontrati in Messico e facciamo un bel pranzo insieme. E il loro van è parcheggiato proprio qui davanti a noi. Lo teniamo sott'occhio. Sì, magari. È un bel po' che non si mangia il risotto, eh. Qui stiamo sbrinando il frigo nel frattempo. Si è formato un po' di ghiaccio e quindi è ora di toglierlo. Guardate qua che cuochi in azione. Il risotto è pronto, ragazzi. Nel frattempo abbiamo un'altra sorpresa, perché abbiamo altri due ospiti. Ora ve li faccio conoscere. Intanto vi faccio vedere il risotto. Risotto è pronto, spolverata finale. Cioè, e via, si serve. Wow, ecco, ecco gli altri ospiti. Olo, ciao. Ciao. Chi siete? Chi siamo? Chi siamo? Angela, Paolo. E Paolo. Qui, cioè, oggi il nostro camper è strapieno. Angela e Paolo non viaggiano su un van, ma zaino in spalla, sì, quindi siamo, tanta ammirazione. Siamo gente della strada, gente... Non ce raccontano, non ce raccontano. E oggi risottata tutte insieme, vabbè, ragazzi. Si finiscono in piatto. Abbiamo finito, le ultime porzioni. Guarda lì. Gigiano, questa è una cosa seria. Però potete Gigiano. Assumerci, noi ci proponiamo, se volete assumerci. Vamos, guarda che profumino. Noi non mangiamo un risotto, come si deve, con i funghi, che ne so, da due anni. Tanto c'è il bis per tutti, ragazzi. Cos'è questa cosa da stellati? Le braccine corte. Ti faccio scoppiare. Ora si ragiona. Ora si ragiona. Ora si ragiona. Ragazzi, benvenuti al supermercato. Sorpresa, oggi ci spostiamo con il van di Serena e Carlo, con cui andremo a fare un giro al centro e tante altre cose belle. Collettivo. Hola. Dove ci portate? Vi portiamo a fare un giro a San Cristobal. Perché loro sono già stati qua, quindi conoscono già tutti i segreti della città e adesso andiamo a vederli insieme. Ci fanno da ciceroni oggi. Vamos. Ragazzi, siamo arrivati in centro. È anche ora di pranzo. Gesen. Cioè, ragazzi, non so se voi questo l'avete mai visto, ma questo qua c'ha questo spoilerino con questa pala eolica che servirà probabilmente a alimentare la batteria per accendere questa luce. Fondamentale. Il mezzo c'è, però. Bello. Che è questo? Nanci. Come stai dicendo questo? Che è? Con miele e licore. Però sembra la nostra frutta sotto alco, sotto spirito. Se 15, 20, 25 combinato. Proviamo quello combinato, va. Facciamo il collettone. Intentiamo questo combinato. Gracias. Non è che vuoi diventare borracho con questo?
No, eh. Bueno. Però questo ha assorbito più alcol. Si sente un po' di alcol e poi mangi sta roba che sembra un'oliva, però è dolce. È dolce, sì. Non il sapore. Non posso dire che sia buona, ma non posso neanche dire che sia cattiva. Si mangia. Beh, questa piazza con questa scalinata non si discute. È bella. Uno potrebbe immaginarsi, ma da dove viene la musica? È comunale. C'è la cassa comunale della musica. Naturalmente stereo, da un lato e dall'altro del chiostro. Ah, però trasmettono anche la pubblicità, eh. Il business. Wow. Ragazzi, questi sono fili di scorza di arancia. Un unico pedazzo, questo. Un unico pedazzo, todo. Che se puoi hacer con questo, puoi hacer una corda per arrampicarmi in algún lugar. Ah, per la marmellata. Te capi? Full immersion di vitamina C. Ragazzi, il primo negozio di stivali tipici messicani che vediamo da quando siamo qua. C'è un po' d'acqua dappertutto, stanno lavando il pavimento. Che bello questo spazio urbano. Poi ci sono anche questi tavolini dove ti puoi sedere a fare le tue cosine, goderti un po' del fresco, il venticello, sole che scalda il giusto. Questo, ragazzi, è il palazzo municipale. Me gusta. La cattedrale di San Cristobal de las Casas. E io mi sono perso gli altri, ragazzi. Che è questo? Come? Chapulín. Chapulín si chiama. E come sta? Fritto? Come sta Riccio? Fritto. Fritto, eh? Chapulín, ragazzi. A me sembrano insetti questi, adesso cavallette. Non pensavo si mangiassero queste cose in Messico. E dove si recoge questo? Oaxaca. Ah, in Oaxaca, della regione di Oaxaca. Ragazzi, mi sa che abbiamo i nostri ospiti italiani, gli altri nostri amici italiani qua. Buongiorno. Buongiorno. La tua GoPro ti... Ma voi avete mai assaggiato il chapulín? Ma che roba è? Senti, prego. Questo è più saporito, però, dell'altro. È più fresco. Dai, però lo so. No, no, come se l'avessi preso. Anche le decorazioni, che bella questa patatina fritta. Ragazzi, adesso entriamo ufficialmente nel mercato. Wow! Il churros, ragazzi. Ragazzi, che belle queste fragole, però. Bellissimo. Questa è la più grande. Le fate la pannocchia? Questo sta fermo. Ora vi faccio vedere. Pannocchia con maionese, un po' di salsa speziata, il palo e il queso. Ma nella cosa o nella?
Con questa stai a posto per almeno fino a stasera, eh? Cioè la maionese praticamente è usata come collante per il queso. Ammazza, non... Wow. Ah, però. Ma che un chilo, È pesantissimo. Buona, eh? Che porcata. Una bomba. Ragazzi, ci spariamo la quesadillas? Che fame! Poi arriveranno quando ce ne andiamo. Ah, che picca! Salsa piccante a manetta. Bella caliente. Funghi, prosciutto, verdure, un po' di formaggio, buona. E ora ragazzi ci aspetta questa scalinata. Chiesa interessante. Questa ragazzi è una chiesa dedicata alla Vergine del Guadalupe, che ricordiamoci è la protettrice del Messico. Oh, mi sta mancando il fiato. Vamos dentro. Fari al neon che illuminano la Vergine del Guadalupe. Notate i colori del Messico mischiati con tutte queste icone sacrali.